Amici di Milan Inside, oggi andremo a parlare del progetto sul Meazza. Mercoledì scorso è stato presentato a Palazzo Marino il progetto per la ristrutturazione e l'ammodernamento di San Siro, ideato dallo studio Arco Associati. La novità più rilevante è la realizzazione del quarto anello. E in cosa consisterebbe il quarto anello? Nuove aree per ospiti, accoglienza VIP, aree comuni, servizi, bar, meeting. Qualcosa che ora come ora il Meazza offre, ma in maniera molto ridotta. Quindi possiamo parlare di uno stadio un po' più smart. All'evento era presente anche il sindaco Giuseppe Sala. Con la volontà del comune di Milano stanno provando a convincere Milan e Inter a rimanere al Meazza. L'incontro con i due club è previsto settimana prossima. L'unico vincolo, se i lavori si potranno fare, sarebbe quello di non chiudere lo stadio. E se non fosse così, per i due club sarebbe molto difficile. L'obiettivo è di dimostrare che lo stadio si può ristrutturare senza smettere di giocare. Per ora si tratta solamente di una semplice proposta. Il presidente Sala chiama, ma Inter e Milan non rispondono, o forse non lo faranno mai. Già, perché con due squadre a usufruire del Meazza i tempi si dilaterebbero. Così, sia i nerazzurri che i rossoneri intendono portare avanti il loro progetto per la realizzazione di stadi di proprietà rispettivamente a Rozzano e San Donato. E voi cosa ne pensate? E soprattutto, da che parte state?